tanta paura l'evacuazione degli appartamenti. Stamattina, certo, perché sentendo le fiamme sotto, gli scoppi, perché i contatori andavano a farsi benedire e quindi la paura che saltasse tutto, perché c'è il metano, c'è, e quindi siamo scesi tutti a rotta di collo, perché c'era già il vano scala tutto intonato di fumo e che ti chiudeva la gola, così non si riusciva a respirare. Un principio di incendio è divampato in mattinata nel centro di Carobbio, in una palazzina con 6 appartamenti sopra e al piano terra una palestra, un'edicola e un negozio di acconciature. I residenti e i commercianti sono letteralmente piombati nel panico ed è stato forse un cortocircuito a un contatore a generare tantissimo fumo nero e acre. Si sono sentiti degli scoppi ed è scattata l'evacuazione. 10 persone hanno abbandonato le proprie case e le attività. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici che nel primo pomeriggio hanno ripristinato la corrente. Una famiglia è rimasta intrappolata in casa ed è stata messa in salvo dai vigili del fuoco. C'è stata anche una famiglia che è rimasta perché non ha sentito l'allarme che abbiamo dato battendo i pugni nella porta. Dormivano parecchio profondo e non sono più riusciti a scendere, perché quindi abbiamo aspettato i pompieri, sono saliti loro a farli scendere, insomma. Quindi momenti di panico e di paura, insomma, certo. Non si sono registrati danni strutturali e non ci sono né feriti né intossicati. Ma poi ci sono anche dei bambini piccoli, sono stati portati via con l'ambulanza, gli hanno fatto comunque gli esami, niente, stanno bene, insomma, a parte lo spavento, non ci sono state conseguenze per la salute.